Bella a tutti ragazzi, qui è Gemele ed oggi siamo qui in questo nuovo video. Oggi vi avevo promesso che vi portavo il nuovo mod menu ed è così. Allora ragazzi, il nuovo mod menu io ho visto in qualche video e in qualche sito, qualche screenshot che funziona. Vi vorrei far vedere una cosa. Vedete qui è 1.26, hanno fatto nuovo il formato e versione 6.0 che prima non era mai uscita. I mod menu che vi portavo sempre erano alla 1.25. Questo perché la 1.27 è uscita in America. In Europa invece è uscita la 1.26. Quindi il mod menu che vi porto oggi dovrebbe anche andare online, secondo me. Se è così, fatemelo sapere sotto nei commenti. Allora ragazzi, voi ve lo scaricate. È 2 giga e mezzo praticamente, quindi mi ci vuole un bel po' di tempo. Una volta scaricato, immaginiamo che è questo il nostro mod menu. Vedete? Ora utilizzo questo qui, vecchio. Io non lo posso testare nella PlayStation 3 perché non ho più un controller, è vero, mi si è rotto, quindi... Ragazzi, questo qui è il mod menu nuovo. Ve lo scaricate, fate scarica tramite il tuo browser, vedete? E una volta finito il download apparirà qua giù. Il ban, ragazzi, il ban non si rischia, sono tutte cazzate. Io ragazzi mi sono andato a informare dopo che alcuni youtuber hanno pubblicato questi video. Io mi sono andato a informare, non si rischia il ban, si rischia il ban al massimo per una settimana o due e poi li potete usare. Con i mod menu o FIV il ban è solo per una settimana o due. Se allora abbiamo anche la PlayStation modificata va per molto di più. Quindi ragazzi, questo è il nostro mod menu, perché ho aperto internet. Questa è la nostra chiavetta, vedete? Noi lo andiamo a trascinare qua giù all'interno. Apriamo questa cartella, la andremo a trascinare qua giù all'interno della nostra chiavetta USB. Una cosa, la chiavetta USB deve essere in formato FAT32, questo come lo vediamo. Una cosa ragazzi, la vostra chiavetta dovrà essere in formato FAT32. Dato che ad alcuni di voi mi dicevano a me non me la legge la PlayStation, forse perché non era in formato FAT32. Per vederlo bisogna andare su proprietà, qua giù, file system, c'è scritto FAT32. Se è così allora la chiavetta funziona. Voi se non ce l'avete a quel formato la dovete formattare in FAT32. Il file è grosso, quindi ci vuole anche un po' di tempo. Ora io ragazzi non lo trasporto perché, come avete visto, ci vuole un bel po' di tempo. Quindi ora vedete si annulla tutto e questo vabbè, il download. Ragazzi, io vi assicuro, per me funziona al 100% questo nuovo mod menu. Scusate per il precedente ma ho fatto qualche errore. Quindi voi andate a portare ora la vostra chiavetta all'interno della vostra PlayStation. Quindi io ricarico la vecchia clip e da Gemelle è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Bella, un saluto. Ok, una volta nella PlayStation bisogna andare su postazioni del sistema, scorrere in giù fino a utilità di backup. Qui poi facciamo ripristina, perderemo tutti i nostri salvataggi. Io vi consiglio di salvarli in una chiavetta. Dispositivo flash disk GTA 5. Se troverete GTA 5 vuol dire che funzionerà al 100%, se no vi toccherà cambiare USB oppure provate a cambiare porta della Play. Io vi consiglio la seconda. Clicchiamo e inizierà il backup della PlayStation 3, quindi ci vediamo appena avrà finito tutto. Ok, il backup ha appena finito, la nostra PlayStation 3 si riavvierà. Ora premiamo il tasto PS, bisogna aspettare, al solito, e voilà,
fatto. Ok, accendiamo il controller. Andiamo su, come vedete, possiamo anche accedere al PSN. Ci entriamo. Ok, ora noi andiamo su utilità dati salvati. Qui ci andranno i salvataggi, io dopo ce li metto. E come detto, utilità dati di gioco, ci sono Grand Theft Auto. Cioè ci sono le mod, i salvataggi, le versioni con le mod di GTA. Ora noi dobbiamo installare il gioco intero e quindi ci vediamo appena l'installazione avrà finito.